Infatti, come diceva il buon Ganascia prima, il mister Jimmy il fenomeno ha optato per un cambio per un cambio più difensivo, però ha tolto un pizzico di qualità in più dove si riusciva a smistare meglio le palle. Vediamo che il punto di riferimento della nostra squadra è senza ombra di dubbio Marcus, però non riesce a liberarsi perfettamente, non riesce a realizzare. Adesso l'hanno spostato da una posizione di trequartista a una posizione più avanzata, fa lui la prima punta, vediamo cosa succederà. Ma Nick Lame sta cercando di dare veramente del suo meglio, anche se non lo vedo molto preparato atleticamente, però devo dire che i pelatini vedelli del Celtic non stanno veramente facendo un buon lavoro, a quanto si parla, se si parliamo di tiri in porta, voglio dire, non hanno una mira. Però sono sempre molto nella tre quarti avversaria, perciò il loro gioco continua a macinare, sì. Probabilmente se si continua così diventerà molto pericoloso. Intanto mi scappa una squadra mondiale che non so come... Ah, eccola qua. Sempre per l'analisi socio-riproduttiva, ci stiamo chiedendo il portiere avversario se aspetta un figlio maschio o femmina. C'è una munizione, attenzione per Marcus, è molto nervoso Marcus. Marcus viene ammonito al 14° del primo tempo. Sì, devo dire che comunque sta dando veramente il meglio di sé. Libero, possibilità per... Ecco, Randy Magro che tenta di nuovo, è il barone De Negro! De Negro che sia... Il barone De Negro smetta l'ennesimo attentato, mantenendo intonsa la fedina calcistica della partita di questa sera. Notate che arguto lessico del quale dispongo. Ecco, Nick Lame che rischia lo scroto per un contatto aereo con Mascagna, con Mascagnin 8. Sì, ma dal Mascagnin. Campo, dal campo si vedeva evidentemente che il contatto aereo era da ambedue le parti. Ecco, vedete il figlio della puledra che ha fatto il suo ritorno in campo. E sta dando del filo da torcere ai giocatori. Ha appena domato la panchina con chi sta giocando.